Buone, buone. Dunque, allora. Ci siamo di nuovo. Direi che possiamo andare a cancellare praticamente tutto. Tutto bene, tu? Tutto bene? Weekend volato. Ok, bene. Sono già mossi abbastanza stanotte. Allora, DJ, tracciamo un po' di livelli. Tanto un po' di musica. Dunque. Dunque, allora, candela settimanale, i massimi abbiamo anche dire un livello qua. Chat, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao a tutti, ci sentite? Sì, bene. Buondì. Buongiorno. Dunque, la nostra candela daily è già partita, come dicevo, si è già mossa abbastanza. Ha rotto i massimi della candela di ieri, cioè di ieri, buonanotte di venerdì, vabbè, dell'ultimo giorno. E stiamo entrando in questo range. In questo range qui. Chi è ragazzuoli che fa sto burdel, che lo muto? Allora. Allora, sì, stiamo tornando, cioè siamo praticamente tornati al livello della settimana scorsa, dove abbiamo quel consolidamento qui. È un livello 900, potremmo anche avercelo, direi proprio di sì. Buongiorno. Buondì, buondì. Com'è? Tutto bene? Sei tu? Bene, bene. Di sonno ancora.
Va bene. Buttando giù un po' GJ. Adesso scendiamo ai time frame più bassi. GJ lo stavo tenendo d'occhio anch'io. Manda, manda. Tanto abbiamo... Ma finisco solo che non è ancora finito. Di vedere, vedevo che l'M30 ha chiuso bella bearish, però ha chiuso sul supporto, non al di sotto, siamo al di sopra di 132.700, sempre 132.700, 132.900, un po' di ranging in questa zona qui. Se abbiamo qui la nostra M30 che ha chiuso bearish senza rompere questo supporto qui, che è ancora valido, la nostra H1 praticamente ha ritestato questo livello qui. L'H1 di prima ha chiuso bearish la resistenza, ha rotto i massimi della candela prima, però appunto ha chiuso bearish. E poi questa candela qui oraria è partita con questa M30 qui adesso. Questa qui potrebbe anche continuare bearish, però appunto stiamo a vedere. Ancora non abbiamo indicazioni precise, quindi direi dovremmo aspettare più che altro di rompere da uno dei due lati su GJ. Non sarebbe male continuare bullish, anche per il fatto che la candela daily è già andata molto bullish, ha già rotto i massimi, quindi potrebbe addirittura andare a fare questo wick fill qui sulla sinistra, assolutamente possibile. Però appunto ci serve di rompere il livello 132.900 e poter puntare a 133.250, magari prima anche un po' più in basso. Questo wick fill qui sulla sinistra non è male come... Allora... Ecco qui. Anch'io. A questo punto ti dico, anch'io vedrei degli acquisti ottimi in caso di una rottura di test del livello rosso che ho messo, perché comunque c'è da tener conto che siamo ancora all'interno di un range, quindi andare a operare esattamente dove ci troviamo adesso non mi piacerebbe molto. O sì, ma anche, per me, per me siamo ancora all'interno del range. Esatto. Quindi, come dicevi anche tu, in caso rompesse i massimi dell'H1 che ha formato, io ho messo quel livello di resistenza giusto per averci una visione grafica, penserei di provare ad andare ad acquistare per il raggiungimento dell'altro del livello di resistenza, quello... No, 133. Esattamente. Mm-hmm. Ovviamente sempre poi con le posizioni a break even, supporto, eccetera, eccetera. Oppure sì, arrivare fino al livello di supporto 132.500 e poi magari da lì pensare di prendere posizione per un eventuale rialzo, oppure se rompe al ribasso. Ovviamente. Sì, prendere al ribasso ci sarebbe praticamente un piccolo cambio di questo trend, non sarebbe niente male. Però appunto siamo... Se devi cancellare questa che poi non mi tiene l'altra, ok. Bisognerebbe aspettare appunto la rottura di questi minimi qui e si potrebbero avere delle candele come quelle lì sulla sinistra. Che sono candele belle pulite, quindi avremmo un range bello pulito sulla sinistra se dovessimo andare appunto di nuovo bearish, queste candele qui. Potremmo raggiungere di nuovo questo livello qui, però appunto ci va una rottura netta di 132.700 per poter pensare di fare questo movimento qui. Adesso 3-5 minuti abbiamo l'M15 che chiude, vediamo se questa qui dà qualche sorpresa o chiude così. Se chiude così fa propendere sicuramente alla continuazione bullish finché i minimi che appena formato vengono rispettati. E in quel caso lì, come dicevamo, possiamo arrivare fino a questo livello qui, prendo magari qualche take profit prima, però appunto è lunedì, siamo dentro un range, quindi nessuna fretta di operare, nessuna fretta di far nulla, anche perché essendo lunedì potrebbe anche fare ranging fino a New York. Più che altro la cosa che è che ha già fatto del bel movimento durante Asian, dovuto bad a JPY, ma comunque del movimento l'ha fatto. Andrei a dare un occhio adesso anche
Tra l'altro, se qualcuno di voi ragazzi ci vuole mandare analisi o robe proprie che stava guardando, mandi pure, così le guardiamo insieme, non c'è problema. Volevo dare solo un occhio a GPCAD, giusto per vedere come sta messo. Ranging. Sì, sì, ma in tutti, anche su Gold, Ranging, GJ, siamo nel mezzo di un range. Euro, dollaro, oh, siamo proprio, però BTC sta facendo ranging, che ce l'ho ancora aperto da ieri. Sì, sì. Non è più, cioè non si è più mosso. Ha provato a fare il wick fill del candelone di ieri, poi ha ritracciato di nuovo e adesso si sta di nuovo curvando a venire giù. Bye bye. Compra. Buondì Christian, buondì. Buondì a tutti. Eh sì, ma forse probabilmente l'ingresso è già partito. Non era male. A che ora è avvenuto? Adesso. Penso già, cioè, questa candela H1. Insomma, quindi ci riuscirà a flippare o... No. No, sembra di no. Sembra che ci abbia provato, ma sembra che non ci riuscirà. Però manca ancora un minuto e mezzo. Tra l'altro non ho capito, venerdì in chiusura, cosa è successo a star lì là. Ha chiuso, boom. Non lo sa manco lei. No, è venuta giù. Poi qui ha aperto, cioè, quindi alla fine questo qui è un gap. Vado a dare un occhio perché su GCAD non ho controllato, su MetaTrader. Ecco che in chiusura l'M15 dà ancora un colpo bullish. È sicuramente il lato del trend, almeno su GJ. Eh sì, c'è questo gap appunto. Sul daily potremmo flippare bearish, andare a ritestare questo livello di supporto qui. Stavo guardando oggi il calendario economico, non abbiamo niente. No, oggi non c'è niente. Ma neanche New York proprio. Giornata tranquilla, lunedì tranquilla. Quindi la nostra M15 ha chiuso bullish, adesso la nostra prossima M15 può fare due cose, ovviamente può o proseguire bullish, andare a ritestare questa resistenza qui e vedere se con la liquidità del preapertura può chiudere al di sopra della resistenza, oppure può venire giù bearish, rompere i minimi della candela di prima, farci magari anticipare il break del supporto. Però siccome abbiamo chiuso bullish anche senza down week, quindi potrebbe essere appunto terminato il nostro range bearish, potremmo proseguire. Aspetterei la chiusura dell'M30 per vedere che cosa ha intenzione di combinare. E se appunto primo livello che deve raggiungere 132.900, poi vedremo come si muove arrivata a 132.900. Strano che abbia fatto questa candela qui alle 5, questo movimento, vabbè, di Asian, questo movimento qui delle 5 e mezzo un po'.
un po' strano, è venuto su, ha rotto i massimi, poi ha chiuso bullish di pochissimo, poi ha chiuso di nuovo bearish, poi è venuto di nuovo a supporto del range. Ecco, probabilmente GPCAD può tornare a questi livelli qui, anche se qui abbiamo di nuovo ranging, le candele pulite le avevamo più, andare verso il basso qui. Qui un po' meno, qui un po' meno. No, non sarei interessato a comprare GBPCAD, appunto, finché sta lì sotto di questi livelli qui. Gold, come spread, come siamo messi? Gold avevo 7 punti tipo 2 minuti fa, quindi nulla. Niente, come al solito. Sì, 5, 5, 6, neanche io, sì. Niente, non lo vado neanche a analizzare allora. Tanto è nel mezzo di un range, non sta combinando niente. Tu, allora. Da voi ha piovuto, ragazzi, stanotte, ieri sera, stanotte. Qui dalla nostra parte è diluviato, è venuto giù il mondo tutta la notte. No, qui da me niente. Qua proprio alla grande. Ti dico, io dormo meglio quando piove. Mamma mia, mamma mia. Puoi Che dirlo sei forte. sotto le coperte, ti senti tipo Homer, come nel meme. Sì. Ah, si sta da Dio. L'importante è che piova, ma continui a funzionare il wifi, poi va bene. Può piovere. Ho visto che da pioggia tutta la settimana, tra l'altro. Bello. DJ, what you doing? Vuoi fare un po' così? Vuoi stare ore e ore? Perché se vuoi fare un po' così, noi ti Sì, l'idea dimentichiamo, ci vediamo dentro è domani. veramente brutto, dentro È tosto, veramente. questo livello qui è bello tosto. Not that good. Ma Infatti io infatti aspetto rompere rialzo per entrare. ha fatto tutto il movimento bello stanotte. E adesso ci sta, siamo lì. Siamo lì e vedremo. Poi comunque siamo sotto 133, cioè io adesso ho lasciato solo 132.900, ma 133 è anche lui. Diciamo che l'acquisto, se uno volesse tentarlo, poteva tentarlo con uno stop decente, più che altro per quel motivo lì. Però non c'è tanto range. Ha chiuso adesso l'M5. Che ha chiuso bullish, questa crea la sua wick in basso, potrebbe proseguire. Sì, c'è questo mini livello qui. Però comunque trovo difficile che l'H1 possa chiudere bullish, sarebbe bella tosta come inversione. Niente, dobbiamo Cioè. aspettare. We gotta wait.
tutto lento stamattina. Sì, sì. Attenzione ai dati sulla Danimarca, mi raccomando, attenti. Quelli sì che impattano. In Giappone iniziano a testare il vaccino sugli umani a luglio. Speriamo. Cosa ha detto di nuovo? Mamma mia. L'America avverte che la Cina sta lavorando per rubare le scoperte americane nel campo del vaccino. Aia. Mamma mia. E zingari. Si rubano le provette di vaccino. Ma no, stanno preparando una denuncia, un processo, non so, qualcosa, li stanno denunciando. Non è così piccola come cosa. Sono dei cinesi semplici, copiano tutti. Ma mi sembra strano da pensare, però. Non saprei, non saprei. GGM1 sta provando a rompere il mini range. Continuar bearish. Adesso avremo la nostra M30. Sto parlando di questa candela qui. E sta rompendo questo livello qui. Sì, sta. Boh, bella che. Bella push. Però una candela da un minuto. Torniamo bearish, però non credo che riusciamo. Riusciamo, beh, abbiamo gli ultimi 5 minuti adesso. Vediamo. Se in questi ultimi 5 minuti qui rompiamo questi minimi qui. Così l'M15 chiuderebbe bearish e l'M30 pure. JPCAD non sta patendo come GJ, quindi penso sia dovuto quel movimento più dalla forza di JPY, magari anche appunto il fatto dei vaccini che dicono che inizieranno a testarli verso luglio, a fare delle prove. Potrebbe essere comunque una buona notizia. E infatti sta proprio schiacciando il GJ, sta rompendo adesso i minimi. Cioè sta approcciando questi minimi. JPCAD invece, se avessimo una candela bearish, forma la resistenza nel nostro downtrend, potremmo andare a ritestare questi livelli qui sulla sinistra, quindi non sarebbe per nulla male. Però appunto adesso la nostra M30 chiuderà molto probabilmente bullish e appunto vedremo poi sulla rottura di quei minimi lì
come possiamo comportarci. Questo primo range è proprio solo di 10, 11, 12 pips, però potremmo continuare fino a questo livello qui, questo wakefield qui. Intanto GJ sta andando. Flippata. Ho visto, sta andando, siamo dentro il range, stiamo morendo violentemente da quell'M1 che stavamo dicendo prima, da qui. Abbiamo rotto il minimo e siamo al di sotto. È un setup che mi piace, come già sapete, sarei potuto entrare anche sotto la rottura di questo minimo qui, non mi sarebbe dispiaciuto entrare a mercato, non lo faccio solamente perché c'è questa c'è questo supporto così vicino, per cui vediamo come reagiamo, vediamo come chiudere H1. Siamo già lì sotto del supporto dei body, delle candele orarie, però appunto potremmo rigettare e chiudere di nuovo al di sopra, quindi aspettiamo. Due minuti. Non mi piace i livelli di GP card. Sai che comunque dei sell stop sotto i minimi precedenti sulla sinistra su GJ non sarebbero niente male. Chiudesse magari anche bearish sarebbe meglio. Sì, sì, non sarebbe male. Alla fine il movimento che cerchiamo è quello, però bisogna aspettare questa chiusura qui. Sembra poter avvenire adesso, un minuto. GP card si sta muovendo parecchio bullish, mentre GJ è rimasto là dove era. Euro dollaro che sta facendo ranging, quindi aspettare un break o al di sopra o al di sotto, mi sembra una buona idea, mi sembra una buona idea. Ci sono delle belle candele qui al di sotto, qui al di sopra c'è un po' più di difficoltà, questo livello qui, però qui abbiamo una bella zona, non mi sembra male. Nel frattempo GJ ha chiuso bearish, ha rotto i minimi, però siamo sempre al di sopra del livello di prima. Indici, zoom, invece tipo questo 30, così non l'ho, questa settimana non l'ho proprio aperto questo weekend, anche perché ti dico, nella situazione dove si trova adesso non mi piace particolarmente, quindi non ci voglio proprio, questa settimana non lo voglio neanche guardare.
preso euro dollaro sta settimana da guardare. Ok, Gigi sta per flippare e bucare. Io un sell stop gli ho messo sotto i miei. Che prezzo? Ah, sì, sorry. 132.701. 700.701. Quindi te l'ha preso? No. No, non ancora. Di pochissimo, ma non ancora. Sì, si potrebbe proseguire, sì, queste candele qui. Ecco, se dà un colpo me lo prende adesso. Sì, se rompe 700 dovrebbe proseguire, però niente, dovrebbe proseguire. Adesso mi ha aperti. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buondì Alex, buondì. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, voi? Tutto bene. Sì, un po' di sonno, lunedì, un po' di stanchezza, ma tutto bene. Hai già fatto qualcosa, Alex? Hai già visto un po' chart, un giro, qualcosina? Stavo guardando anche io DJ e vedo lo stesso. Se continua a rompere così potrebbe scendere almeno fino a 132, 44, 45. Direi di sì. Io ero preoccupato un po' di queste week qui, però l'H1 alla fine ha chiuso lì sotto, quindi dovrebbe proseguire. Poi adesso sta rompendo gli ultimi minimi. Sì, per una conferma in più, esatto. Okay, se li ha rotti adesso. L'entry giusto dovrebbe essere magari adesso, visto che ha rotto i minimi a 69, 70. Sì, mi piaceva anche GBPK Long, che ha chiuso un po' a fake out sopra questo livello qui. Stavo guardando un po' più quello, non mi dispiaceva affatto, perché rompesse questo livello qui con la liquidità, poi cioè con la liquidità per apertura. Però appunto potrei stare incastrato nel ranging anche lì. Si chiude l'M5 su GJ, che magari quella nuova crea poi un po' di wick. Sta già creando un po' di wick M1 in realtà. La rottura di questo livello qui, se GJ è proprio fa il compitino scolastico, lo fa bene, fa come queste candele qui e arriva fino giù. Buongiorno, raga. Buongiorno. Buondì. Tutto bene? No, mi si era già mutato. Non so. Vai, tranquillo. Che pioggia oggi. Veramente. Un bella secca. Bene di oggi, raga. Stavo guardando DJ. Si rompeva i minimi. DJ lì. Adesso li ha rotti. Vediamo se prosegue o meno. Io non ho ancora preso nessun ingresso per il momento. Volevo vedere questo GPK, se si muoveva bullish. Come reagiva questo livello qui che abbiamo praticamente approcciato adesso. Riuscissimo a avere qualche chiusura al di sopra, non sarebbe niente male.
Eccolo lì che sta pushando come un treno, sapevo che dovevo prenderti, ci piccate il range. Let's see. Vediamo come reagisce. A livello di stop su GJ come sei messo? Io ce l'ho sopra la wick dell'M15. Questa qui? No, aspetta. No, sì. Quella dell'ultima. Quella lì dell'ultima. Questa qui? No, quella sotto, esattamente. Quella in corso. Sopra i massimi della wick lì. Quella esatto, sì. Okay. Adesso è ancora bearish, quindi finché non flippa. Finché non flippa. Vediamo se l'M1 riesce a creare una candela bearish per proseguire bearish o se fa la spike al di sopra di questo livello qui praticamente. Ha già rotto tutti i minimi, dovrebbe essere buono per proseguire bearish, però vediamo. Nel frattempo JPK è sempre lì al di sotto, sta approcciando. Non ho messo il quadratino, non l'ho messo. Oggi è lunedì, ragazzuoli, quindi vi ricordo, non rischiate troppo, state tranquilli. Senza fretta, tutta la settimana c'è per piangere, non vi preoccupate di piangere già oggi. Piangere di lunedì è peggio ancora. GJ, credo Zom abbia chiuso la posizione. Ha avuto un po' di fretta, perché era al di sopra, però... Era un movimento fattibile, un po' aggressivo, ma fattibile. Sì. Però appunto non aveva rotto i minimi questa candela qui. Io, il motivo per cui non sono entrato è solamente quello, perché c'era ancora questo livello qui. Poi ovviamente adesso magari crea la sua wick bullish, poi torna di nuovo bearish, possiamo sempre proseguire. Però appunto l'upside è quello che mi piaceva un po' di più. Sarei dovuto entrare probabilmente su questo M30 qui, solamente mentre lui vendeva GJ non mi sembrava il top comprare su un'altra cosa, perché sarebbe stato un po' uno contro l'altro. Ma GJ sembra adesso più bullish di GCAD, perché è a supporto. Potrebbe chiudere all'interno e proseguire bullish, mentre GCAD è alla resistenza. Adesso vediamo se la rigetta o meno, ma GJ sembra farsi pochi problemi in questo momento qui. Flippato. Siamo di nuovo all'interno. Abbiamo rigettato 132.700, che è il nostro livello che ci eravamo segnati. Potremmo andare di nuovo a 132.900 in cima al range. Però appunto potremmo anche semplicemente iniziare a fare movimenti parecchio brutti, perché come dicevamo prima, per quelli che sono entrati da meno tempo, abbiamo tutto questo livello qui sulla sinistra che è molto molto brutto, francamente molto molto brutto, c'è tantissimo ranging, quindi vediamo un attimino. Buondì Massimo, buondì. Siamo qui. Buongiorno. Guardiamo GJ che non sta dando granché, mentre GCAD forse se chiude al di sopra di questi livelli qui potrebbe darci un'opportunità.
cioè dirla tutta anche DJ potrebbe essere ma sta già andando, sta partendo. Perché avesse chiuso qui al penale di sopra di questo livello qui, si poteva entrare sul retest di questo supporto qui con lo stop sotto questo minimo, però appunto non sta avendo pietà, quindi chiudesse a questo livello di queste candele qui non mi piacerebbe entrare. Vorrei vederla rompere questo massimo qui e chiudere al di sopra per puntare magari su un'eventuale rottura della resistenza e retest fino a 133. È spento lì. Io ripeto, ragazzuoli, se qualcuno ha chart da mandare, cose, mandi pure nella chat che le apriamo, le guardiamo insieme, in qualsiasi sia la vostra copia del vostro trading plan. Ci mancherebbe. Condividetela pure. Mamma mia, GJ, non si ferma. One stop. Guarda te che roba. Pazzito. Beh, non male, si poteva entrare, però vabbè, una roba più complicata. Cazzo, aperto sta merda di sito. Okay. Una volta chiusi all'interno di questo range qui al di sopra, si poteva entrare con lo stop loss qui, puntare sul raggiungimento di questo livello qui. Non era male, ma il GJ sta lasciando la stazione proprio. Vediamo, questo M15, manca, manca un minuto. Mentre G cade, ecco, adesso sta recuperando un pelino. Era un pochito frenato, è arrivato a quel livello lì, 72.900. Non lo so. Siamo, questa è una bella rejection prima della chiusura. È una gran bella rejection. GJ idem. Sì, ma come dicevamo, GJ potrebbe, come dicevamo prima, GJ potrebbe essere venuto bullish solo appunto per creare la sua wick e poi proseguire bearish. Teniamo conto che questa H1 comunque ha già rotto i minimi delle candele della sinistra, ovviamente poi ha rigettato prepotentemente. Adesso abbiamo chiuso qui, non abbiamo chiuso lì sopra, abbiamo dato sia massimi che minimi. Questa candela un po' di indecisione, non abbiamo nulla di chiaro per quanto mi riguarda al momento. JPK invece ha rigettato parecchio il livello di prima, e a questo punto anche qui mi vedo di aspettare l'M30, perché adesso JPK è in una posizione abbastanza interessante, perché questo M30 qui è andata di nuovo a toccare. Allora prendiamo la freccia. Ecco quello che stavo dicendo. Questa M30 qui è andata di nuovo a toccare qui e potrebbe flippare bearish, chiudere poi al di sotto di questo livello qui, darci un retest su questa zona qui, darci primo target questo livello qui e poi eventualmente la continuazione fino a supporto. Ok, se vedessi l'M30 chiudere bearish al di sotto di questo livello qui, all'incirca 72.800, non mi dispiacerebbe affatto appunto vederlo continuare bearish. Ma se chiudesse bullish e andasse al di sopra di 72.900, potremmo andare a ritestare i massimi che abbiamo fatto praticamente stanotte. E appunto la nostra candela potrebbe andare a fillare addirittura magari la week daily di venerdì scorso, quindi intraprendere questo movimento bullish, e non sarebbe niente male, ok? Quindi vediamo un attimino che ci dia qualche indicazione in più e poi vediamo come muoverci. GJ sta continuando a pushare, direi che l'H1 andrà a rompere probabilmente la resistenza a 900.
Vediamo, vediamo come si comporta. Qui abbiamo ritestato il supporto prima, quando avete visto quella spike down abbastanza violenta. E vediamo adesso appunto, se avessimo una bella chiusura bearish, rottura dei minimi di questo M15, l'M15 che chiudo al di sotto, sarei molto propenso a vendere GBP CAD. E viceversa, vediamo. Per quanto riguarda GJ, mi piacerebbe, per pensare a un ingresso su GJ, vedere la rottura, come dicevo, di questi massimi dell'H1, come reagisce a 132.900, oppure vedere un'altra candela bearish che continui il movimento di prima, per poter rompere questo livello di supporto a 132.700 e andare fino a 132.500. Per il momento tra 900 e 700 non mi sembra granché, mi sembra meglio lasciarlo stare senza forzare nulla, oltre al fatto che appunto non c'è proprio nulla da forzare, è anche lunedì, quindi non abbiamo nessuna fretta. Zome, ci sei sempre? Sì, sono qua che sto guardando Gigi anch'io. Cosa vuole combinare? Allora, io mi vado... vedo, Massimo ha inviato l'analisi su Slack. Su Slack, allora Massimo, io copio il link e la apro qui, così ci rimane nella rec e la vedono anche gli altri in diretta. Dunque, questo qui è GJ ad H4, allora, se vuoi, se no la interpreto io dato che non c'è nulla di scritto, ma se vuoi puoi tranquillamente parlare o mandare un messaggino nella chat. Comunque mi sembra appunto ci sia questo punto di massimo qui che hai segnato, a puntare sull'eventuale rottura di questo livello qui. Non le uso spesso io le trendline, non mi fanno impazzire, questa specialmente, queste due suppongo arrivino dal trend e penso siano valide. Questa qui non so quanto possa essere valida, perché appunto qui è un punto di massimo, mentre qui passa all'interno del range, non abbiamo un cambio di direzione, quindi allora vedo che è scritto, sì, ok, quella lì di lungo, perfetto. E appunto sì, siamo in questo livello qui che hai segnato, dove appunto possiamo rigettare, proseguire di nuovo verso questo supporto qui, oppure andare a ritestare quelle trendline e andare a ritestare appunto questi livelli qui che abbiamo sulla sinistra. Sì, non mi pare male. Appunto, mancano solo magari punti di ingresso a time frame più piccolo, però non è male. Giorgio, sì, Giorgio ha mandato il link un po' in incognito, ma se faccio copia e incolla qua dovrei riuscire ad aprirla. Ah, è l'ultimo codice, ok. Come? Sì. Ah, merda, volevo fare il furbo facendo incolla e cerca. Devi mandare il link. Hai mandato il link. Quando sei qua non devi copiare questo link, devi copiarlo da qua. Schiaccia sulla fotocamerina, ti appare, basta che schiacci copia. Nel frattempo GBP CAD sta cercando di validare quello che è il setup che stavo cercando, quindi rottura dei minimi, chiusura al di sotto e continuazione bearish, quindi assolutamente valido. Mi ripeto che mi piace molto questo setup qui, quindi lo tengo assolutamente sotto controllo. Non era giusto, ma solo quello tra le ultime parentesi andrebbe sostituito. Ok, scusami, ma mandami il link normale, così lo apro con un click e non devo stare a fare magheggi strani. Non penso di averla copiata, forse sì.
non credo sia il link giusto, Giorgio. Devi copiare quello della fotocamerina, non quello in alto. Io faccio semplicemente copia e incolla del link che mi hai mandato. GGM15 è un consolidamento totale, però. Sì, sì, io sto tenendo ben sotto occhio GCAD, ben sotto occhio GCAD. Io anche GJ, perché dovesse di nuovo rompermi i minimi, magari un'ultima la proverei di nuovo. Io ho una su GPCAD, adesso... Adesso apriamo. No, boh, Giorgio. Non lo so, hai capito il link che devi copiare, Giorgio? Se no, non lo so. Boh. Io ho provato una piccola posizione su GPCAD, qui adesso su questo M1 qui, mentre si stava creando questa week qui, provando ad anticipare il movimento. Adesso sta morendo così. Stai calmo, GPCAD, stai calmo. Allora, lo stop sopra quel massimo lì, appunto... Perché adesso abbiamo questo livello qui sulla sinistra che ci potrebbe dare non pochi problemi. Però appunto andiamo con la nostra M15. Sarei dovuto, assolutamente dovuto, entrare sulla rottura di questo minimo qui, un po' più in alto. E allora ancora aspettato un attimino poi per vedere di entrare su un M1. Adesso abbiamo la nostra M5 che sta per chiudere. E vediamo se la nostra M5 che chiude riesce, cioè che questa chiude bearish, la nostra M5 che apre, tanto, ok, la nostra M5 che apre, se riesce a rompere questo livello di supporto qui, andando a chiudere l'M30 al di sotto, il che sarebbe fantastico per questa operazione, per andare appunto a ritestare il livello di supporto che dicevamo già prima. Oppure rigetta questo livello, se rigetta quel livello lì in modo un po' violento, tanto siamo sempre qui, vi dico appunto se rimango dentro la posizione o meno. Però appunto se questo M15 chiude bearish tra 5 minuti dovremmo essere non troppo messi male. Questa M5 qui ha chiuso senza down week, quello non mi fa impazzire come cosa, però appunto siamo a vedere. Io sul primo ingresso sono 3.5 punti in positivo, non so se l'ho messo giusto qua. Sono entrato a 7.2, 7.8, 3. Io, ragazzuoli, anche avrei una posizioncina su GU. Manda chart. Ti mando. Yes. 7.2, 7.8, 3. Ma zio cane. 7.2, 7.8. Nel frattempo ci stiamo muovendo. Io sono 5 punti positivo su quell'ingresso lì. Ripeto un attimino. Il setup, appunto... La rottura di questo minimo qui M15, il nostro movimento bearish, abbiamo il week fill ad H1 che stiamo completando adesso, ok? E vedere se riusciamo a proseguire bearish e dare magari 8-9 punti. Questo è un punto chiave, adesso vediamo se rigettiamo con forza o meno questo livello qua. Intanto io diminuisco il mio stop
a quel livello lì mi fa arrabbiare che mi segni la posizione da sopra. Vabbè, pazienza, faccia cosa vuole. Boh, vabbè. Hai mandato in chat, giusto? Sì. Yes. Ah, e nel frattempo Giorgio ti avevo perso. Apro prima quella di Giorgio, scusa Conte che c'era già lì da prima. Ma mi sono distratto con GVP Cal. E ora Udi, entri alla rottura, minimo candela bear M30 e stop loss sopra la wick della stessa. Sì, sì, non mi sembra niente male perché qua abbiamo l'M30, abbiamo questo livello di resistenza sulla sinistra, qui possiamo proseguire bearish assolutamente. Se appunto rompiamo questi minimi, quindi non entrare assolutamente ancora, ma se rompiamo quei minimi lì dovremmo essere buoni per continuare. Qui abbiamo la rottura, nel frattempo la rottura dei minimi. Qui abbiamo, io sono 8-9 punti sull'ingresso su GBPCAD, 9 punti, 10 pips, parzializzo qualcosina. Allora, aspettate un secondo. Conte, abbi pazienza, ma qua quando chiama, chiama. Vai tranquillo, Rob. Ok. That's good. Stop a break even, per quanto mi riguarda. Se vuol proseguire bearish, noi ci siamo, lo accogliamo a braccia aperte. Se vuol continuare bullish, ci stoppa il resto delle posizioni, non c'è alcun problema. Ok, allora, la chat ci sono. Vabbè, è troppo emozionante con te per toglierlo. Ho paura che vada subito, capito? Vabbè. Vai. GU, giusto? Avevi detto. Yes. GU mi sembra una buona idea, però non entrerei a mercato qui perché abbiamo questo livello sulla sinistra che potrebbe dare dei fastidi. È vero, quello lì che... Quindi aspetterei, cioè o potevi entrare magari su questo retest qui in modo da tenere lo stop qui sopra e poteva essere uno stop più breve, okay. altrimenti aspetterei di avere una chiusura lì sotto qui o vedere come reagisce arrivato in questa zona qui. GJ nel frattempo sta facendo schifo, GKD è l'unico che si è mosso un po' decentemente. Anche se abbiamo dovuto prenderlo tirando per il collo, adesso che pullback che sta facendo in chiusura questo M30 qui. È probabile che il resto delle posizioni venga stoppato con la wick della candela dell'M30, però noi, io, i miei parzieri li ho chiusi a 10 punti qui, quando appunto ve l'ho detto, quindi vediamo quello che fa senza alcun problema. Sono quasi stato stoppato, ma ci sono ancora per quel piccolo resto di posizione. GJ, ma GJ, che movimento è questo? Impazzito GJ, ha iniziato... Che comportazione è questa? A volare. Not bad. Quindi abbiamo, come dicevamo, la rottura di... è stato appena chiuso l'ultima posizione sul break-even, mi è stata stoppata da GBPCAD. Adesso, perché il livello non è... sapevo che sarei stato stoppato al 90%, ma il livello non è male perché abbiamo chiuso bearish, il nostro trend è bearish, il nostro livello è qui, quindi se rigettassimo da quel livello lì un sell stop sotto questo minimo di questa candela qui potrebbe non essere male, andando a puntare al raggiungimento di questo supporto qui.
con magari lo stop loss al di sopra del massimo creato da questa candela, però non entrerei a mercato, non entrerei a mercato perché non abbiamo chiuso al di sotto per una serie di fattori, siamo prima di Londra, quindi cambia direzione tante volte, quindi però se rigettasse questo livello qui, iniziasse ad andare bearish, un sell stop qui sotto il body, non dovrebbe essere male. Qui GJ ci sta andando al di sopra, senza troppi problemi, sembra, a quanto pare, ma vediamo, la nostra H4 adesso sta, la nostra H4 potrebbe veramente, guarda che bello, adesso devo anche scrivermi il coso, però vi lascio un attimo a voi l'occhio, perché già tanto le linee che abbiamo sottolineano bene questa idea, quindi già da voi credo che possiate capirlo. Allora, intanto... Sì, infatti io sto aspettando anche questa rottura al rialzo, vediamo se la conferma. Allora, abbiamo la nostra candela d'H4, che hanno iniziato il nostro bel trend bullish. Questa candela d'H4 qui ha chiuso al di sopra, ok, vedete? Qui abbiamo questa resistenza, abbiamo chiuso al di sopra, però senza un body bullish particolare, un po' doji abbiamo chiuso, ok? Adesso la nostra candela ha ritestato lo stesso supporto, dallo stesso supporto è iniziato a pushare bullish e siamo di nuovo al di sopra di questo livello qui. Per cui la nostra candela ad H4 in cui siamo potrebbe tranquillamente continuare a pushare, dare 25-30 punti, magari andare fino addirittura a questa zona qui nel corso della giornata. Però appunto non è niente male, è una candela. Adesso vedo che avrà rotto qualche altro massimo, sta continuando a pushare. Non mi dispiace però, affatto. Abbiamo la nostra M5, che è la nostra candela di Stonks, quella che sta rompendo i livelli. E appunto potremo chiudere al di sopra qui, eventualmente ritestare, andare, ma appunto per come è messa l'H4, come rompe questo massimo qui. Abbiamo tante wick sulla sinistra, questo bisogna tenere in considerazione, perché un ingresso col buy stop mi piacerebbe, sì. L'unico motivo per cui non mi piacerebbe tanto è che, come vedete, abbiamo queste wick sulla sinistra, ne abbiamo due al livello in cui ci troviamo ora praticamente. E potremmo arrivare lì e magari rigettare un po', anche se appunto questa chiusura qui, al di sopra di questo range qui, ok, non è niente male. Il fatto che abbiamo rigettato il nostro supporto può darci un bel trampolino per andare bullish, però vorrei entrare magari aspettando una chiusura, aspettando un retest, non con un buy stop, per il motivo che ci sono tutte queste wick sulla sinistra, non vorrei entrare in buy stop e ritrovarmi ad essere la wick della situazione. Wick, shadow, chiamatela come volete, noi la chiamiamo wick. E effettivamente stiamo anche rigettando particolarmente bene, ok, ma c'era la nostra chiusura M5 che adesso ha lasciato la wick da fillare, potenzialmente bullish. Wick fill. Yes, abbiamo l'M15, vediamo appunto se questo M15 riesce a chiudere al di sopra, dovremmo essere buoni, se rimanesse in zona, perché può, sono tre le cose che può fare, può rigettare, chiudere al di sotto e quindi lasciarci senza trade, può da qui che è bullish andare subito fino a target, quindi lasciarci senza trade, oppure rimanere praticamente dov'è, perché è questo il livello buono, darci poi magari il retest di questo livello qui a 132.900, noi potremmo entrare con un buy stop magari sopra l'eventuale flip bullish della prossima candela, però appunto potrebbe anche dare 10, 15, 20 punti adesso, perché come dicevo, questa H4 è bella, promettente. Abbiamo rotto il massimo dell'H4. Adesso mi sta sfondando in questo momento. Sì, sta sfondando lì. Cioè tu alla fine avevi, non so, qualcosa o no? Sì, avevo detto all'inizio che ho messo un buy stop sopra quei massimi lì. Mm-hmm. Però ho voluto, cioè l'ho tolto mentre veniva su perché non mi ci fidavo troppo. Quindi al momento sto anch'io valutando se prenderlo di nuovo nel retest, altrimenti non ho veramente setup al momento. Qui, come stavo dicendo, ecco che abbiamo il nostro
flip eventuale della nostra candela, ci abbiamo ritestato, abbiamo chiuso l'ultima posizione lì, però dovremmo essere buoni per proseguire bearish. Non mi dispiace come setup, assolutamente. Cercando qualcosa che possa non andare bene in questo setup, ed è molto facile, l'ho appena trovato, questo livello qui sulla sinistra d'H4, che appunto potrebbe intrappolarci un pelino. E quindi sì, appunto, un sell stop ci può stare, però magari qualche punticino più in basso, 2-3 punticini più in basso, appunto per levarci da quel consolidamento lì, perché come vedete siamo in questa zona di consolidamento, quindi non c'è molto da fare. Qui siamo partiti, 133.036, pronti a abbandonare la nave, H4 totalmente bullish, vediamo quale weak fill andiamo a prenderci. Mi auguro solo che non andiamo fino a 133.500, anche se è fattibile pure quello, perché appunto come vedevamo abbiamo una bella zona, abbiamo anche la zona del gap. Questo qui è il primo weak fill daily che molto probabilmente raggiungeremo. Not bad, però appunto l'unico ingresso era un buy stop qui, perché qui è troppo in mezzo a nulla. Un buy stop qui era fattibile, ma con lo stop loss in fondo al range, buono, non si è, diciamo che appunto anche dai movimenti che ha fatto, lo vedete anche da voi, non è che ha dato molte occasioni di prendere questo movimento. L'ultimo M15 prima era bearish, eravamo all'interno del range, per cui faccia quello che vuole, noi non è che possiamo prendere movimenti che arrivano praticamente dal nulla. Arriva dall'H4, non arriva dal nulla, però eravamo qui all'interno, quindi non è roba per noi. Per quello che l'ho eliminato, perché non sapevo, mentre veniva su ho detto... No, ma può sempre rigettare, appunto abbiamo tutte queste wick qua, che sono... È bella la struttura, ecco, ci fossero solo queste candele qui, la struttura è molto bella. Ma molto, perché abbiamo tutto il trend bullish, abbiamo la nostra candela qui un po' doji, che è quella di Asia, quindi ci sta. Poi adesso in pre-Londra siamo andati a ritestare 132.700, l'abbiamo rigettato forte, e sempre in pre-Londra stiamo sfondando il nostro livello, e per cui con la liquidità in arrivo potremo pushare 30-40 punti bullish senza troppi problemi. E quindi l'H4 è molto bello, però appunto quando si va a vedere a sinistra abbiamo tutto questo consolidamento qui. Adesso è vero che siamo al di sopra, però ci sono sempre tutte queste wick, quindi è un range un po' non pulito, non è un range tipo questo, assolutamente, molto più sporco, anche se siamo al di sopra, dobbiamo valutare un attimino. E niente, io andrei a fumarmi una sigarettina molto veloce tra questi 5 minuti prima che l'M15 chiuda, poi torno subito, tanto c'è Zome. Yes, intanto sto guardando anch'io. Fa la guardia. Ma volevo magari... Aspetta. Questa qui, per par condicio, non è una cosa che faccio sempre, però... Giusto per... Questa qui era l'operazione su GBCAD, magari ad H1 si vede male, faccio ad M15, va. Questa è la posizione che ho preso sotto i minimi dell'M15, come vi dicevo, ho chiuso 10 pips qui quando siamo arrivati a questo livello qui, e poi l'ultima parte piccola della posizione me l'ha stoppata quando è andata a crearsi la wick. Questo qua era l'ingresso, dove ho preso il take profit a 10 punti sul livello che dicevamo qui prima, e poi lì dove mi ha stoppato, appunto, come vi dicevo, con un po' di spread mi ha stoppato, quindi un po' più in basso. E adesso siamo lì. Appunto, se prosegue bearish, se continua a flippare bearish, GBPCAD non mi dispiace affatto, come vi dicevo. E invece GJ è ormai
è andato un po' bullish, vediamo dove va a finire. Christian dice che lo vede short. GJ? Sì. Sì, sì. Io Christian con la rottura di questi massimi qui... Sì, sarei in difficoltà. Un po' difficoltà a vederlo troppo short. Sì, più per un fattore di... Adesso aspetta che arriva. No. Ok. E più che altro vorrei vedere la formazione di nuovi massimi. Sì, assolutamente. È andato a romperli. Sì, sì, se chiude di nuovo sotto 133, sì, sì, se ne può parlare, però per il momento siamo in direzione 133-200 e poi probabilmente 133-500. Questa H4 è molto bullish. Se prosegue non c'è nulla che la stoppi, può tranquillamente andare. E niente, da lì vediamo, io me lo tengo sempre buono un piccolo sell stop al di sotto della candela, appunto la nostra H1 potrebbe proseguire, andare fino a supporto anche se abbiamo rotto i massimi, e quindi questa cosa qui della rottura dei massimi è vero che è un retest, quindi siamo sempre sotto il nostro livello che prima era un supporto, adesso una resistenza. Sì, se chiude sopra 133 un break retest in M1 e via, sì, non sarebbe niente male. Dubito però io che vada di nuovo a ritestare quel 133 bene, perché conoscendola la target adesso e poi all'apertura probabilmente l'H1 apre già andando bullish, quindi senza dare nessun retest, poche balle, ha rotto già tutti i massimi e non c'è nulla a stopparla. Però ovviamente non si può entrare adesso perché io entro qua, poi lei magari mi fa la wick, mi fa il pullback e io rimango appeso. E non mi sembra assolutamente il caso. Che peccato, mi sento proprio un pollo ad aver eliminato. Ma guarda che alla fine saresti ancora lì a pregare che pusha, perché ancora non ha pushato, cos'è? 2, 3 punti, 4 punti. No, vabbè, ce l'avevo praticamente... Sopra i massimi avevi detto. No, sopra i massimi lì a sinistra quando il prezzo stava facendo ranging lì sotto, quindi è dove hai tu il livello più... Tu hai i bei stop qui. No, più sopra. Ecco, poco sopra quel livello lì, esatto. Poi li ho eliminati mentre il prezzo... Sulla resistenza, cazzo, ci credo. Boh, non mi piacevano, sincero. Perché erano nella resistenza, dai, arrivava qui, magari flippava bearish, col by stop. Ed è proprio per quello che li ho eliminati, proprio quando mi sono visto il candelone dritto mi sono detto... Però sì, by stop sì, però sopra i massimi, perché sennò è troppo rischioso. Poi avrebbe pagato, per carità, ma non mi sarebbe piaciuto granché. Qui abbiamo questo M15 bullish, al di sotto del livello di prima, siamo dentro il range, vediamo. Vado appunto adesso perché mancava poco alle 15. E niente, vado e torno, siete in buone mani. Ragazzi, se qualcuno vuole mandare qualcosa, una vostra chart, o discutere di qualche idea, let me know. Io sto valutando sempre GJ. Sì? Ma guarda, te lo dico, se fai il retest... Io se mi ritesta la posizione entro. Sai che sono tentato anch'io, molto tentato. Punto perché proprio mi sono già mancato quei buy stop, in più adesso mi ha dato la conferma della rottura a rialzo. Rottura dei massimi, chiusura bullish oltre al livello, ce l'ho tutte le confluenze per farlo. Il problema è sulla 4 ore comunque sia, non è male. La 4 ore è pronta a caricare, a spingere a proprio a fuoco. Quindi aspetto un intracino che mi confermi. Esatto, idem. Cioè vado. Magari anche qui un buy stop sopra i massimi, così in caso la candela dovesse sfondare dove si apre. Anche il buy stop fine, non sarebbe male. Sai. Thank you.
dovrei essere pronto a fare un film. Sì, è difficile. Io un by stop gliel'ho messo, vediamo. Oggi, come dicevamo, è lunedì, non voglio forzare troppo la mano, perché... però secondo me potrebbe essere ottimo. GU non te l'ha validato? Conte. Mi ero in muto. Stavo parlando, ma non è... No, comunque GU... No, GU ha fatto inversione, non è arrivato ad approcciare quel livello che avevo. Sì, ha fatto proprio inversione totalmente. C'è arrivato un pizzico con lo spread, poi. Ha cambiato. Ok, by stop mega triggerati. Ok, siamo partiti. Partiti. Stamattina c'è anche una bella posizione su EURD che si potrebbe aprire. Short. Stavo guardando euro-dollaro che mi stava per validare delle posizioni prima, però adesso ho iniziato a fare range, quindi GJ, io mi ci metto break-even perché non ho proprio... questa la voglio tenere fino al TP massimo. Già break-even? Sì, sono entrato sul buy stop sulla rottura dei massimi, mi aveva dato adesso quanti punti? Aspetta, subito. Dato 6 punti dal mio ingresso, ti dico, posso andare a break even. Giorgio dice, io sono entrato in Euroaud in short alla fine. Ok. Quindi basata sempre sull'analisi che mi ha dato prima, giusto? Ok, mi sono pensato anche io, break even. Eccomi qua. Che silenzio di tomba. No, volevo dirti che ogni volta che vai via la musica inizia sempre ad alzarsi fortissimo. Inizia a pompare a fuoco. Mamma mia. La musica ci addormentiamo ancora di più. M15 di GJ nel frattempo. Prosegue bullish. Come... Sì, infatti noi abbiamo preso il weak fill. Sì, ho tenuto il break even. Esatto. Ah, by stop. Yes, by stop sul ritracciamento, formazione massimi, weak fill, messa break even. Vediamo se da questi 10 punti dovrebbe arrivare, dovrebbe. La nostra H1. E lì, dovrebbe completare questo weak fill qui, possibilmente puoi andare fino a 133.500, appunto, come dicevamo prima. Qui tolgo il sell stop che avevo qui sotto i minimi, lo levo perché non
non è più la nostra direzione. Vedo che stiamo pushando, quindi penso che anche GJ. Eh sì, è quasi lì, quasi arrivato. 5-6 punti. Appunto, la io nostra cavolo. Mi sono parzializzato 7 punti proprio alla veloce, mi sono messo a break even proprio istantaneo. E adesso vediamo se riesce a continuare. Ma dovrebbe, secondo me. Sì, ma più che altro perché ho visto quella chiusura in M15, aveva formato la week, stava già rigettando dopo aver fatto il retest, ho detto, bomba, stop, vediamo il week field dei massimi. Niente. Vediamo un po'. Qui se l'H1 di JVP CAD chiude lì sopra, sempre del livello che dicevamo prima, l'idea di andare long è sempre valida per fillare. Questo range qui sono 13-14 punti, magari anche appunto il daily di venerdì, come dicevamo prima. Assolutamente, assolutamente valida. Proprio poi dopo la rejection da qui in basso. Questo qui è il motivo per cui si entra, poi una volta che siano avuti un po' di punti ci si mette a break even. Appunto io col nostro ingresso di prima, lì sotto dei minimi, una volta che abbiamo avuto i nostri 10 punti, dai minimi della nostra M15, siamo arrivati in questa zona qui. Chiudere 10 punti, lasciare una piccola posizione aperta a break even, se prosegue nella direzione, bene. Però nel momento in cui va contro, io non ho più alcun interesse a portarmi il drawdown, quindi esco dalla posizione, vedo che cosa vuol fare. Se poi prosegue bearish, valuto di rientrare, ma appunto se va bullish, io non mi prendo alcun drawdown, ok? E niente, GJ penso stia raggiungendo il livello del nostro weak fill, lo ha praticamente raggiunto, non è 200 preciso, perché qui il nostro weak fill è più in basso di 200 preciso, e l'abbiamo appena raggiunto, quindi i 10 punti sul trade di prima, che avete sicuramente detto live, immagino, e appunto li ha più che dati adesso. Yes. Mentre ritacciava abbiamo detto che ci piazzavamo in buy stop. Posso scriverlo, no? Quindi l'avete proprio detto, che c'è nella registrazione. Sì. Mi ero detto. Yes. Anche quando ci siamo messi a break even tutto. Sì, perfetto. Siamo stati un po' conigli, ci siamo messi abbastanza fast. Vabbè, sì. L'importante è appunto che non ci stop out, giusto così. Assolutamente giusto così. Immaginati tutti quelli che adesso magari stanno provando a entrare a comprare su GJ ora, all'apertura di Londra, boom, viene giù come un coltello. Madonna. Ma dopo questa candela qui c'è poco da cercare perché non saprei dove mettere uno stop loss, non siamo appunto, abbiamo distaccato la resistenza di prima di una decina di punti, anzi di una quindicina di punti, per cui... Infatti ha rigettato proprio. Giorgio ha detto che ha preso TP a 10 punti su EURAUD, molto bene, molto molto bene. Ah, eccolo su EURAUD. EURAUD era Conte. No, io anche avevo l'analisi come la sua, l'avevo vista prima. Però poi ho preso DJ. Beh, buono, sei concentrato su uno, giusto così. Oh, intanto che aspetto inizio ad aprire la chat con il servizio clienti di PayPal, so già che qua andrà avanti fino a dopo pranzo. Sì, good luck. Cazzo. Un lunedì molto tranquillo, c'è molto ranging, è già un'ottima cosa essere riusciti a prendere quelle due posizioni lì, perché in questo ranging non si dovrebbe neanche tradare in un ranging del genere.
Vedo questo bell'ingresso M15 qui, praticamente, un'ora prima dell'apertura di Asian, quindi già in pre-Asian, la rottura dei massimi, la chiusura bullish, nel trend bullish, formazione di supporto, quindi ingresso qui, stop loss al di sotto, e puntare alla continuazione, raggiungere le resistenze, 132.900. Sarebbe stata una posizione che dalla notte ci saremmo potuti portare avanti. Sì, Sasse, è proprio il problema che sto cercando di risolvere con PayPal. Sai cos'è? Però l'altro problema, il problema è che non hanno un servizio clienti doc, che quindi sai come chiami e parli, no? Devi... Con questo virus sono belli incasinati, sì, non si riesce a parlare con il servizio clienti. Tanto GG vediamo che ha rigettato, ha rispettato bene il livello del weak fill che avevamo segnato. Che bella questa rejection su GBP CAD, mamma mia. E se chiude bearish, se mancano 25 secondi. Fantastico, ma chiudere così la cosa più probabile che faccia è un retest e poi il weak fill bullish. Non mi sento di prendere più alcuna posizione per il fatto che la posizione positiva l'ho presa e quindi non voglio sforzare nient'altro. Il weak fill bullish è fattibile, mi sembra un'ottima cosa. Però siamo all'interno di questo range incasinato e non mi piace molto. Dovessi entrare, appunto, entrare adesso con lo stop al di sotto di quei minimi di questa candela qui, perché potrei avere quei 5 punti di stop con target una ventina. Quindi da quel lato lì non sarebbe niente male. Ok, Londra è partita. Non stavo guardando l'ora. Ah, alla fine ha chiuso bearish. Alla fine ha chiuso proprio bearish. Chiuso bello bullish con rompendo i massimi, quindi... GJ stavi dicendo, sì. Sì, e l'H1 ha chiuso bella bullish. Sì. Qui, avendo chiuso bearish l'M15, questo livello qui diventa importante, appunto, senza una chiusura al di sopra. Non mi piace molto, perché potrebbe stare bearish, rompere i minimi per seguire fino a supporto, considerato che l'H1 è bearish, l'M15 è bearish, l'unica bullish l'M30 che ha creato questa rejection, però appunto non mi piace così tanto il movimento bullish, mi piace di più quello bearish per andare fino a supporto. Io, ragazzuoli, per oggi mi tiro fuori, tanto lunedì già fatto. Bravo, ottima idea. Evito di, yes. di rovinare. Yes, ci... Bella, ragazzuoli, ci aggiorniamo. Yes, ci sentiamo domani. Ciao. Grazie mille. Da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 19. Io sono qua dalle... 8.59, quindi devo essere il primo a passare. Ah, ci sta. Mamma mia. Ti dico, comunque, un'altra posizione che vedrei doc sarebbe magari un buy stop sopra la candela che si è formata bearish di GJ ad H1, in caso dovesse rigettare il livello di che ha rotto prima per la continuazione a rialzo, quindi... Sì, non dovrebbe essere male. È l'unico setup che vedrei sensato rispetto a tutti gli altri. Sono Golden Ranging,
euro dollar ranging, oil and ranging, tutto. Eh sì. Ripeto sempre, se avete chart da mandare, mandatele pure. Luca scrive: GJ possibile ritest a 133. Sì, in teoria è quello che ha dato adesso. Adesso sta dando dei colpi a rialzo. Come dicevo prima, magari un flip della candela ad H1 per la continuazione dei massimi non sarebbe male, però non so. Ma non so, a me piace l'unica cosa del GCAD bearish, mi piace, nient'altro, sinceramente. Sì, GJ, però appunto proprio solo se va a flippare bullish, perché sì, per il momento non c'è niente. Still waiting. Visto ieri anche Raj ha dato la sua su. Sì. Niente che sia un segreto, diciamo. Per noi, per qualcuno invece che vive ancora nel mondo dei sogni. Infatti nelle storie dopo ha detto che già subito qualcuno gli ha scritto incazzato, chi hai ragione o chi hai torto. Eccolo GPCAD, eccolo. Viene giù? Yes. Madonna. Infatti anche GJ proprio è venuto giù. Io.
Come vi dicevo che mi piaceva, me lo sono fatto un piccolo ingresso. Non lo segno nei punti dello stream perché appunto non ho detto che sono entrato, però appunto ho detto che questo H1, questo Wickfield Bearish, mi sarebbe piaciuto parecchio. E appunto la nostra M15 aveva chiuso bearish, quindi poteva rigettare, puntare sulla rottura del supporto. È arrivato a 6 punti il mio ingresso. Ce l'ho a break even. Sono entrato a 7-2-7-1-3. 7-2-7-1-3 qui. Sono al momento 3,5 in positivo. Ma se mi stop a break even, pazienza, se invece va fino al supporto, bene. E continua, dai, continua, non mandare a stoppare, continua. Questo M1 qui è dura a morire. Ah, sta flippando bearish adesso. No, mi sa che... è rimasta bullish, è rimasta bullish. Il mio ingresso qui, se torna lì, mi stoppa a break even. GJ, cacciaci sto fake out. Dai, vai target. Come on. Give me. Vai, piglio qualcosina di parziale. 6 punti. Ok. E poi se va a target, bene. Luca che in chat dice che cerca il fake out su Gigi. Ti dico, fai fare un attimino attenzione anche per il fatto dell'H1 precedente che ha chiuso bullish rompendo i massimi al di sopra del livello di resistenza. Quindi non vorrei mai che sia questo un retest per raccogliere ordine e liquidità per poi continuare fino ai massimi. Quindi se cerchi il out, cercalo proprio bello pieno, che magari la candela vada precedente, che chiuda sul punto di partenza di quella bullish, perché altrimenti non sarai troppo confidente per un fake out a ribasso. Ti faccio vedere GJ, GJ, buonanotte. GJ, vi cade il motivo dell'ingresso lì, qual era? Prendo le freccine. Ok, abbiamo il nostro movimento che comunque è... sta andando target adesso. Il nostro movimento che comunque è abbastanza bearish, ok? Quindi il nostro mini trend è bearish, anche se siamo in una zona abbastanza di consolidamento generale. L'ingresso al di sotto della candela M30, questo livello qui, ok? Perché? Perché l'M15 di prima è andata tanto bullish, ha rotto tutti i massimi, ma non è riuscita a rimanere bullish, ha rigettato in modo molto forte, ha chiuso bearish. Mentre questa candela qui ha aperto, ha rigettato la resistenza, come abbiamo detto prima in live, e sarebbe stato probabile che se avesse iniziato a muoversi bearish avrebbe potuto rompere questo mini supportino qui e proseguire, ok? Adesso ha dato il suo bel movimento di 8 punti, 9 punti, e ha raggiunto praticamente il target, e dovrebbe aver dato forse addirittura 10. Adesso devo chiudere la freccina qui e andare a misurare. Ok. Boom. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Adios, adios, my friend. Mi rompono i minimi. Welcome to my course, my friend. Well, that's crazy, man. Crazy, man. This trade was just crazy, man. Chiuso 12 pips, ho un mini parziale che mi tengo lì. Proprio piccolo, piccolo, se prosegue bene. Quindi... assolutamente mi muovo qui. E dov'è la freccia? Appunto, il livello per cui ho preso questo take profit a questo livello qui è perché abbiamo raggiunto questa zona sulla sinistra. Ma avendo già rotto il minimo, potremmo anche proseguire bearish.
per cui siamo momentaneamente a 15 pips di profitto. E... beh, è ottimo, mi sento lì. Vedo che state già facendo molti soldini. Chiudo qualcos'altro. Allora, chi è che è arrivato qui che io non lo riconosco dalla voce? Marco? Diego. Ah, Diego. Diego. Eh sì, sì, sta andando bene, sta andando bene. Questa è un'ottima vendita, questo è un ottimo setup. Molto buono, molto buono. Vorrei vedere bene cosa c'è sulla sinistra adesso. Ecco, c'è il nostro livello qui. Vai, cancelliamo queste frecce, va. Abbiamo il nostro livello sulla sinistra qui, potremmo raggiungere questo livello qui. Sarebbe un ottimo trade. 18 pips. Madonna. Grazie, gli hai preso le sterline. Perché anche Gigi sta venendo giù. That's crazy, man. That's a crazy trade, man. E poi il setup, se vi riguarderete lo streaming all'inizio, ho detto che era quello dell'H4. Con questa H4 che chiude lì sotto, questa qui avrebbe potuto proseguire bearish e raggiungere questo livello qui che era il target. Ed effettivamente non ho più segnato time frame più basso, però l'abbiamo raggiunto, quindi da qui in poi potremo rigettare. Leviamo sto verde orribile, rimettiamo il blu. Potremmo rigettare il nostro livello perché appunto questo qui, questa zona qui è quella del nostro supporto d'H4, ok? Per cui io chiudo anche il resto della posizione e basta, boh, sono libero. Dicevi Picard è andato 18 punti sull'ultima posizione. Vittorio ti sta chiedendo una cosa su GCAD. Adesso rispondo subito, stavo solo aprendo. Di nuovo per par condicio. Mamma mia, ecco, appena l'ho chiuso, continua. Vabbè, ho chiuso 18 punti, non mi lamento, ma... That's a very good continuation. Eh sì, probabilmente raggiungeremo questo livello. Dunque, volevo... Ok... Questa qui è la posizione su JPK. Con l'ingresso qui, il primo, come vi dicevo, quando ero 8-9 punti, ho chiuso qualcosina di piccolissimo, la gran parte l'ho chiusa qui, 15-16-18 punti, 15-16-18, e boh, adesso ho chiuso anche l'ultima lì, adesso sta continuando a muoversi bearish, ha dato boh, 25 punti, ecco, target raggiunto, eccolo qua, target che stavamo dicendo, l'abbiamo raggiunto. Allora la chat la apro subito. Ma in questo caso GC si poteva prendere dopo la chiusura M5 sotto il livello? Sì, assolutamente sì. Nel momento in cui appunto questo M5 ha chiuso bearish, io ho preso il mio ingresso sulla rottura dei minimi, vedi? Sulla rottura dei minimi dell'M5 precedente. Ho preso il mio ingresso, ho messo lo stop loss al di sopra dei massimi dell'M5 precedente, che erano all'incirca, mi sembra, 7-8 punti. Ok. Che ti vedo? Col primo... Chi è che devo mutare qua? Con, mannaggia voi che non vi mutate, con il take profit, il primo qui, come abbiamo visto, adesso non si vede il livello a sinistra, e poi i secondi take profit qui in fondo, dalla chiusura delle M, ecco siamo, M15 così, avete un riferimento uguale, le seconde chiusure qui, a questo livello qui, blu, poco prima della chiusura M15, esatto. Beh, questo sì, questo è tanta roba, cavolo. Questo è tanta, tanta roba. That's a big game. Ma Luca, qual è l'app che usi per cosa? Cri? Se dello screen è MetaTrader del PC, semplicemente lo screen quando fai salva immagine, ma dici per chiuderne, per chiuderla a scaglioni intendi,
o proprio per... No, proprio quando cambi l'app per vedere dove è parzializzato e tutto. Ah, è MetaTrader, semplicemente vado su MetaTrader, faccio salva, salva come immagine il grafico attivo e lui mi apre il grafico su internet. Ok, ok, ho capito. Sì, sì, semplicemente MetaTrader, IC Market. MetaTrader 5, applicazione Windows. Well, that's very good, man, very good. Devo muovere qua il quadratino, mi sa che non ci sta più. Ma magari la faccio stare. Metto 20 punti, anche se io la maggior parte l'ho chiusa sui 17-18, metto 20 perché ne ha dati 25. Mi sembra un buon compromesso. Comunque, per chi stava guardando il fake, possibile fake out su GJ, ora che la candela praticamente è ritornata al punto di partenza di quella precedente, se dovesse chiudere bearish così, potrebbero esserci presupposti per una continuazione al ribasso. Ah, civificato è fantastico, eh. Quanto sta dando? Un sacco, un sacco. 30. 30 pips. That's crazy, man. 30 pips. Beh, non mi aspettavo tutto questo movimento per un lunedì. Sinceramente sarei stato più che felice di vederlo arrivare solo fino a target e dare 10-11 pips. Sarebbe stato il mio bias iniziale quello. È andato giù, è andato in una trentina, ha raggiunto il nostro livello totale praticamente. Per cui, fantastico. Niente da aggiungere. GJ è un po' di nuovo fermo all'interno del range di prima. Adesso abbiamo la nostra chiusura, l'M15 ha già chiuso all'interno, ha rotto i minimi, non ha creato ancora una week bullish che potrebbe andare a creare, potrebbe chiudere bullish al di sopra del livello, ritestare e ritestare i massimi creati prima. Nel momento in cui questo M15 chiudesse bullish, se non chiude bullish non c'è assolutamente niente da fare dal punto di vista bullish. Okay? Questo M15 flippa bullish, chiude al di sopra di 132.900, ok, al di sopra di questo livello qui. Potremmo poi creare una candela bullish che va a ritestare i massimi appena creati, ok? E dare 15, quindi magari addirittura una ventina di pips di trade, anche perché è abbastanza grande, sono 25 punti di range, quindi prenderne 15-20 dovrebbe essere fattibile se chiudiamo al di sopra, quindi formazione di supporto nell'uptrend, ritest dei massimi precedentemente creati. Non dovrebbe essere niente male come idea. Nel momento in cui invece chiudessimo bearish, il trade da prendere sarebbe basato sulla candela ad M30, ok? Quindi candela ad M30, abbiamo la chiusura di nuovo all'interno del range, abbiamo il nostro fake out, ok? Quindi magari ingresso verso il retest di questa zona qui, eventuale rottura del supporto, proseguimento fino a tutto il range che abbiamo sulla sinistra. Quindi con questo M30 che chiude all'interno di questo range qui potremmo ritestare 132.900, andare ad approcciare la prima resistenza, prendere dei parziali qui, e il primo supporto, scusate, approcciare il secondo supporto e poi, come vedete che abbiamo queste belle candele sulla sinistra, potremmo raggiungere addirittura 132. Mi sembra un percorso un po' lunghino da fare per un lunedì mattina, quindi potrebbe avvenire magari durante New York oggi pomeriggio o magari rimanere semplicemente in range, ok? Però le idee che mi vengono in mente sono queste. Se questa M30 chiude bene all'interno del range, dovremmo proseguire bearish. Se invece chiude al di sopra, vuol dire che l'M15 ha formato supporto, quindi potremmo andare a ritestare questo massimo qui di prima, come stavamo dicendo.
per cui bisogna aspettare una chiusura e vedere se dà qualche indicazione in più o meno. Ho visto che probabilmente è arrivato qualcosa in chat. Ecco la chat. Vai. Sì, ecco, lì vi ho segnato, esatto, il movimento che vi ho messo ieri nel breakdown di apertura, che avrebbe potuto andare a ritestare quel livello lì per la per poi dopo andare a continuare il movimento al ribasso, solo se dava le conferme. Comunque abbiamo visto che la prima candela bullish che è andata a toccare il livello, adesso controllo meglio da mio, esatto, ha chiuso quasi senza wick al di sopra del livello. Quelle successive hanno già chiuso bearish, rigettando il livello chiave, e quindi dandoci tutte quante le conferme, solo che ovviamente sono avvenute dalle 4 alle 5 di mattino, quindi era un po' improbabile prenderlo, però era giusto per tenervi aggiornati sul fatto che il movimento di retest e ricontinuazione a ribasso è avvenuto con una 23 punti più o meno dato dal livello fino a dove si trova adesso, quindi anche lì c'erano delle buone occasioni di vendita, ma non erano facili da prendere, più che altro per l'orario, non per la formazione del prezzo. Perché per la formazione del prezzo era abbastanza facile. Se uno entrava su quelle candeline piccole lì bearish, già dopo quella che aveva rigettato il livello, poteva mettere lo stop loss sopra i massimi, che adesso vi calcolo sarebbe stato di... Meno male sarebbe stato di tipo 5-6 punti sopra i massimi del livello chiave, se si entravano su quelle piccole candele ad H1 che rigettavano il livello. Fino giù sarebbero stati una ventina, quindi... direi più che buono. Comunque sta diluviando di nuovo. Sì, ma guarda le previsioni, sono una roba incredibile. Adesso cerco le previsioni di Alba. Sono... allora... sono molto contento per il secondo trade su GBP Cadmium. Migliorato questo lunedì sensibilmente. Meteo Alba. Fantastico. Non c'è molto da aggiungere. Pioggia, pioggia, pioggia. Un classico lunedì pomeriggio al Beso. Siamo in inquinamento molto buono. Ottimo. Molto buono, molto buono. Dov'è che mi glitchano tutti questi siti? Non so. Anche a voi vengono neri quando nello stream, sì. Ogni tanto appare la schermata nera. Ma no. No, niente. Allora glitcha solo a me. È meglio. Sì. Ma infatti sì. Quello che vedo io vedete voi, quindi. Non so perché, boh. Ma me lo fa anche su Forex Live, anche su Bloomberg. Non capisco. Sembra più probabile che vada a formare supporto. DJ sembra voler andare bullish. Sì, infatti lo stavo guardando anch'io, ha rigettato bene. E potrebbe chiudere lì sopra. Anche qui GBP CAD sta invertendo, quanto chiudo che la mia posizione non c'è più. Anche dovesse morire 100 punti.
Abbiamo preso il drop nel supporto d'H4, cioè, alcun segreto, era più che fattibile. E niente, adesso vediamo un po' questa candela qui, poi io... Ragazzi, se avete cose che volete tradare, ripeto, mandatecelo nella chat, così apriamo le analisi, vediamo insieme se vanno bene, se vanno male, se possono migliorare. Mi consiglio, quando mandate un'analisi, come quella che ha mandato prima Conte, ad esempio, adesso non ce l'ho più aperta, però appunto con un eventuale punto d'ingresso, eventuale take profit ed eventuale stop loss, perché mandare una chart solo con i livelli, come può essere questa qui, serve a poco, serve a poco. Mandate la vostra idea. Vabbè, ma te l'hai spiegata. Vedi, questi glitch che mi fa di nero, non capisco. Biondo. Al biondo c'è il nuovo lockdown. Da lunedì, quindi. Picnic fattibili? Sì, dal 13 maggio le persone potranno lasciare le case, andare a fare esercizio. 2 metri di distanza hanno come... Ah, possono pure andare in spiaggia? Le grandi spiagge inglesi. Non sapevo avessero anche il mare. Cheat. Semi-cheat. No, vedi, se no. Comunque no, solo in Inghilterra. Vabbè, anche perché farsi il bagno in Scozia, cazzo. Sì, in effetti. Tana, va. Ci va una bella pelle dura, va. Dicevo, sai che sto weekend ho beccato gli altri, no? Venerdì sera, così. non è per niente facile. Ricordati che stiamo registrando. Sì, però. Sì, no, però dico, era proprio un discorso generale che ho notato anch'io proprio quando con persone che conosci così non è di facile. Non sì, di ma facile. Perché la gente pensa che se ti conosci non ti prendi il virus, capito? Quindi è come se appunto non ci fosse questo problema con le persone che si conoscono, ma non cambia niente. Tutti quelli che arrivano da tutti i paesi tranne dalla Francia, 14 giorni obbligatori di quarantena, negozi, alcuni riaprono, vabbè, ci sono le scuole, ma là, non ci credo. Quindi riapre le scuole dal 1 giugno, che senso ha? Perché le apre il 1 giugno? È solo per i piccoli, 10 anni, scuole elementari. Ma pensavo che sfruttasse l'arrivo appunto di arrivare all'estate per fare queste robe. Quanto pare invece no. GG ha formato supporto, come dicevamo, dall'idea di prima, quindi potrebbe ora proseguire e andare a ritestare il livello là in alto. Io non mi piace particolarmente, l'unico motivo è questo M30 che comunque è bearish, è vero che è chiuso sopra, ma è bearish. M15 non è niente male, ad H1 può anche addirittura flippare e proseguire bullish, non c'è problema. Io ci ho mandato l'analisi, se volete darci uno sguardo. Certo, assolutamente. Allora. Resistenza ad H1 giusta, i sell hanno ancora il comando, in realtà il trend è bullish, però sì, solo che del tipo c'è ancora quella discesa, al momento il trend sembra essere bullish, se rompe del tipo il livello dove si trova mo, allora diventa totalmente bullish. Sì, no, il trend è questo qui, guarda, vedi, il trend è sicuramente sì. Bullish, se rompessimo questo minimo di questo H1 qui, ok, con una chiusura bearish al di sotto di questo supporto qui, allora il trend, guarda, allora aspetta, facciamo così, se rompesse questo livello qua sostanzialmente, ok, allora il trend andrebbe a ritestare qui e potrebbe proseguire bearish, ok, però il trend momentaneamente è bullish, finché rispettiamo questo supporto che abbiamo creato qui in preapertura siamo sempre bullish. Io aspetterei a prendere una sell solo se proprio un M30 chiudesse all'interno del range,
Adesso l'M15 ha chiuso bullish, quindi l'idea di sell per me è invalidata. Io sarei più propenso a fare il buy se fa del tipo una rottura forte con un retest. Sì, allora, si può mettere il buy stop al di sopra di questi massimi M15 che ha appena creato, che adesso sta andando a farsi la sua week bearish, quindi uno volesse essere molto, molto aggressivo potrebbe mettere un buy stop qui. Ok, qui si avrebbero già una decina di punti in questa zona qui, però il target sarebbe comunque questo del Wakefield di una ventina di punti, quindi con il buy stop al di sopra di queste due candele qui. E sì, lo stop loss ovviamente al di sotto qui. Non è male come idea, quella che avevamo prima. L'unica cosa che mi dà un po' di preoccupazione è questo M30 bearish che ha chiuso. Però appunto se dovessimo flippare bullish qui vorrebbe dire che probabilmente rigettiamo questo supporto e dovremmo essere buoni per proseguire verso i nostri due target, ok? E niente, però queste cose qui. L'analisi questa comunque mi sembra buona. Abbiamo il nostro punto qui di minimo che se andiamo a rompere a ribasso dovremmo raggiungere verso 132. Appaiono buy da quella zona, sì, da quella stessa zona qui è una zona di difficoltà. E poi qui abbiamo tutto il nostro altro range, però ci va un bel movimento per arrivare di nuovo al di sotto di questo livello qui, magari arriva oggi pomeriggio, stanotte, boh, vediamo quello che succede. Comunque è una buona analisi, questa chart è disegnata molto bene con tutti i livelli, tutte le frecce, le spiegazioni, quindi questa qui è un'ottima chart, vi invito a farle tutti così come questa qua, non uguali ma appunto con le frecce che spiegano quello che avete visto, in modo che possiamo commentarlo insieme. Ed è l'unico modo per imparare un po' più in fretta. GVP Cado nel frattempo sta facendo pullback con la sua candela M30, mentre GJ sembra voglia continuare bearish, adesso sta approcciando questo livello qui e per come sta venendo giù forte credo che sia l'idea quella dello short. Un buy stop qui, ma è molto molto aggressivo. Molto molto aggressivo. E poi ripeto, oggi è solo lunedì, quindi delle buone opportunità le abbiamo avute. Se non siete riusciti a eseguire nulla non c'è problema, è il primo giorno della settimana, va bene anche stare tranquilli, quindi non fatevi prendere dal panico, dalla foga di saltare su qualche operazione, perché non ne vale assolutamente la pena. E niente, Zome, tu hai altro da aggiungere? No, nulla. Quindi ragazzuoli, io sarei quasi propenso a chiudere lo stream. Vediamo, qui adesso l'M15 di GJ sta leggermente rigettando il supporto che stavamo dicendo qui. E se rigetta questo livello qui va ancora bene per flippare bullish. Però nel momento in cui viene ancora un po' più giù di qua non mi piacerebbe più. Però finché appunto il supporto che dobbiamo rigettare è questo, lo stiamo rigettando. Abbiamo la nostra nuova M5, probabilmente sta creando la weak bullish e l'ha creata, sì, ma è probabile che prosegua bearish. Però se questa M5 chiudesse bullish, forma supporto, quella dopo potrebbe ritestare, proseguire. E niente ragazzuoli, dunque state, non fate cavolate, mi raccomando, e anche perché vedete che qua appunto penso voglia proseguire bearish vedendo l'M30, ok? Quindi ripeto, se qualcuno ha qualcosa da chiedere lo chiedo adesso o taccia per sempre o almeno fino alla live di domani. Per qualsiasi altra cosa mandi su Slack le analisi durante New York, ci siamo tutti e due, io e Zome, vi diamo un'occhiata e queste cose qui. Niente di più. Zome, quindi? Niente, io ho detto tutto. Boh. Al momento è tutto nel range, quindi. Ok, allora vi saluto ragazzuoli, ciao a tutti. Ci aggiorniamo. Buona giornata. Ciao.